Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 7. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao! Ciao, benvenuti a un altro episodio di mio podcasting stagione 7, episodio numero 73. Dunque, in questa bloggata audio di mio podcasting sarete, farò la sintesi praticamente di una bloggata che ha avuto parecchie visite in questi ultimi bui tempi di Covid, che è intitolata Affonda i mass media cattocomunisti, e il link alla bloggata lo trovate in descrizione. Dunque, che cosa vi posso dire? Se vi interessano questi temi, l'inizio di questa bloggata pone in evidenza il fatto che un cospicuo numero, diciamo la maggioranza, dei mass media hanno omesso il fatto che il 4 di marzo il ministro Boccia aveva avocato la competenza della definizione delle zone rosse di Alzano Lombardo e Nembro al governo. Infatti il fatto fu poi riportato il 12 di giugno dal Secolo d'Italia, zona rossa, così parlò il ministro Boccia il 4 di marzo 2020, in caso di emergenza comanda lo Stato. Sinceramente il titolo quinto non è mai piaciuto, ma obiettivamente mi pare anche logico e razionale che in una situazione di crisi comandi praticamente una struttura centrale. Ora però da questo discende che la responsabilità civile, penale e politica della situazione di mancate chiusure ad Alzano Lombardo e Nembro sono tutte in testa al governo e alla maggioranza di governo del governo Conte 2, dato che la competenza fu appunto avocata il 4 di marzo del 2020. Questo fatto fu completamente occultato dalla stragrande maggioranza dei mass media. Suggerisco poi quindi di rimuovere il consumo televisivo. Suggerisco di non comprare più giornali, quelli elencati, quanto non fonti trasparenti. Suggerisco di non cliccare e non leggere link collegati ai fonti inquinate. È meglio quindi attingere informazioni e fatti su ad esempio Euronews, Sky, TG24, Sole 24 Ore e tantissime altre testate locali più piccole che si concentrano più sui fatti e non mescolano i fatti con opinioni aspergendo propaganda e disinformazione, come è stata fatta proprio durante l'estate a cavallo tra la prima e la seconda ondata, in cui appunto i mass media cattocomunisti hanno omesso completamente al popolo italiano la esistenza di una seconda ondata. Nella bloggata troverete suddiviso e raggruppato per tipologie di fake news, quindi sono stati aggiunti eventi mai accaduti, adesso ne darò una breve sintesi. Poi sono stati sottratti eventi realmente accaduti per appunto sostenere fantasie e propaganda e disinformazione, poi sono stati travisati eventi realmente accaduti. Alcune perle di questa enorme montagna di merda che io mi sono divertito a debunkerare e a collezionare potete trovare nel link indicato in descrizione. Alcune perle di eventi mai accaduti: il SARS-CoV-2 è un'arma batteriologica prodotta nei laboratori cinesi, falso. Il virus Serra Bonito, falso. La scienza è stata equivoca ed ha spacciato informazioni false, sfidando la politica, falso. La Cina non ha dato informazioni al mondo, falso. Il coronavirus è permeato in Italia in settembre e dicembre 2019 dalla Germania, falso. Dunque, vediamo altre cose. Il coronavirus è entrato in Italia dalla Germania, falso. Il coronavirus è tecnicamente morto, falso.
In Israele e in Gran Bretagna in autunno e inverno 2020 l'uso del vaccino con una dose ha sconfitto l'epidemia di Covid. Falso, non esiste un vaccino per il SARS-CoV-2 ma un cluster di vaccini. Israele ha diffuso il Pfizer con due dosi e non AstraZeneca con una dose come invece ha fatto la Gran Bretagna, quindi l'affermazione precedente mescolando cosa è accaduto in Israele e cosa è accaduto in Gran Bretagna è falsa, perché i vaccini sono diversi e le modalità di diffusione distribuzione del vaccino sono state diverse. Andiamo poi a vedere alcune altre perle relative alla sottrazione di eventi realmente accaduti. Il 17 di aprile 2020 l'AGI riportò la frase del professor Ricciardi: in autunno ci sarà una seconda ondata di coronavirus. L'affermazione era vera, la previsione era vera, l'informazione era corretta, è stata però prontamente sottratta dai mass media cattocomunisti dall'agone mediatico per spacciare al suo posto varie tonnellate di merda. 18 di giugno 2020, riporto il link di TeamGate, il professor Galli disse che la seconda ondata Covid poteva ritornare a breve termine oppure in autunno-inverno. L'affermazione era vera, l'informazione era corretta, però fu prontamente sottratta dai mass media cattocomunisti dall'agone mediatico per spacciare al suo posto varie tonnellate di merda di disinformazione. 23 giugno 2020, Messaggero, professor Crisanti: Covid non sparirà, il nostro autunno sarà come nei mattatoi tedeschi. Affermazione vera, corretta, che poi è stata dimostrata dagli eventi successivi della seconda ondata, l'autunno e inverno, ma l'informazione in giugno fu prontamente sottratta dai mass media cattocomunisti dall'agone mediatico per spacciare al suo posto varie tonnellate di merda, come l'epidemia del coronavirus non causa morti. Falso. Vari temi che sono stati utilizzati come notizie schermo per evitare di parlare di argomenti più gravi, ad esempio per nascondere i morti che continuavano a correre in Italia e l'alta letalità superiore a Wuhan durante la prima ondata. A un certo punto, così dalla mattina alla sera, i mass media hanno incominciato a perdere tempo a parlare di cosa faceva Trump, di cosa faceva il sistema sanitario americano, di cosa decideva Macron in Francia, di cosa decideva la Merkel in Germania. Ecco, ma noi sinceramente di cosa succede in Germania, in Francia e in America penso che agli italiani fregasse meno di zero. Per nascondere lo sputtanamento di risorse pubbliche fatte dalle regioni del sud, solitamente, che hanno organizzato una sanità qualche volta, raramente, appena un filo al di sotto degli standard della media italiana, ecco, i mass media hanno incominciato a parlare di Trump, del sistema sanitario americano, di cosa faceva la Francia e cosa decideva Macron, quali erano le decisioni della Merkel e della Germania. Ecco, ma non sinceramente penso che la maggioranza degli italiani fregasse meno di zero che cosa succedeva in Germania, in Francia e negli Stati Uniti. Per nascondere la carenza delle mascherine in Italia in prima ondata, che furono sottratte agli italiani, date alla Cina, che era all'epoca un paese produttore di mascherine mentre l'Italia non lo era, i mass media hanno incominciato a riempire di cacca gli italiani parlando di cosa faceva Trump e di cosa accadeva al sistema sanitario americano nella prima ondata, di cosa faceva la Francia e quali erano le decisioni di Macron, che cosa decideva la Merkel e cosa decideva la Germania. Ecco, notizie schermo per occultare fatti accaduti. Dunque, vediamo un po' altre circostanze. Ecco, travisare eventi realmente accaduti. I contagi di seconda ondata, questa è una perla, non sono confrontabili con i contagi di prima ondata, perché il numero dei tamponi effettuati era diverso nella prima ondata e quelli della seconda ondata. L'affermazione è falsa, in quanto il trend è rimasto esponenziale nella seconda ondata, sia in prima che in seconda ondata. Inoltre, i numeri ricalcano quelli durante la seconda ondata del periodo di autunno-inverno in Italia. Il numero degli infetti degli italiani ricalcava il trend dei francesi di un mese prima. Ora però i francesi un mese prima
facevano 1 milione di tamponi molecolari processati al giorno, mentre in Italia all'epoca se ne faceva non più di 120.000 tamponi. Domanda: chi erano i più appestati di Covid? Gli italiani, che un mese dopo dei francesi, facendo solo 120.000 tamponi molecolari al giorno, avevano numeri e cifre di infetti paragonabili a quelli francesi di un mese prima, ma un mese prima i francesi facevano 1 milione di processamento di tamponi molecolari al giorno, oppure diciamo erano più appestati i francesi o gli italiani? Fatta la domanda, datevi la risposta osservando dov'è che si faceva più tamponi. Altre perle: tutti gli infetti di coronavirus non sono malati. Falso, tutti gli infetti sono portatori del SARS-CoV-2 e possono infettare tutte le altre persone causando il Covid. Gli africani sono meno infetti degli indiani. Falso, in India ci sono ferrovie, autostrade, aeroporti, la velocità di circolazione delle persone è consistente, accentuata dal fatto che appunto gli indiani vivono accatastati lungo il Gange. Inoltre esiste un sistema sanitario che in un qualche misura fa tamponi, il Covid se lo cerchi lo trovi. In Africa fanno meno tamponi, facendo meno tamponi risulta che abbiano meno Covid, ma in realtà il Covid circola anche in Africa. L'Italia ha più contagiati perché ha fatto più tamponi. Falso. Non era possibile chiudere Schengen a causa dell'elevato traffico di persone, questo in prima ondata quanto successivamente in estate e successivamente anche in autunno e inverno. Affermazione falsa. La Francia con Hollande chiuse Schengen per 4 anni senza danneggiare il traffico delle merci. E giù via altre amenità che potete trovare all'interno della mia bloggata, che adesso non vi sto a dire perché sennò sono troppo lunghe. E poi uno si annoia, quindi se siete interessati a questa perla di merda e quindi di catasta di cacca che è stata aspersa dai mass media cattocomunisti italiani, io questo elenco l'ho collezionato e lo potete trovare linkato in descrizione di questo filmato. Per questa puntata è tutto, un saluto.